fuori combattimento per qualche ora. No, ho un lavoro da fare. Dammi sumatriptan per il dolore e verapamir per non farlo tornare. Ho saputo che il paziente si è divertito nella camera iperbarica. Già. Mi metto in lista per passarci un weekend. Il farmaco di Weber non è legale in America. Ma è legale in India. Spero che passi presto. Muoverti adesso è una pessima idea. Se senti dolori al petto, devi dirmelo subito. Il verapamil può causare insufficienza cardiaca. Niente può ferire il mio cuore. Adesso avrai le vertigini. Dammi retta, ti dovresti riposare. Vediamo di arrivare a una diagnosi. Forse così mi sveglio. Tra poco starà meglio? No. House alle rotelle fuori posto. Sentiamo la vostra diagnosi. Per l'eiaculazione. Non fatemelo ripetere. Non stiamo prendendo tempo, non lo sappiamo. Tirate a indovinare. Gli antidolorifici possono causare un orgasmo. Magari. Forse il dolore ha causato l'orgasmo. Quando ti fanno un tatuaggio, il cervello rilascia endorfine che creano piacere. Quando mai qualcuno ha un orgasmo per una puntura? Veramente Chase ha ragione. Il cervello è come un'enorme stazione ferroviaria. Se gli scambi... Sei tu il neurologo, parla per me. Se l'informazione sensoriale viene interpretata male dal fascicolo mediale prosencefalico, è possibile scambiare il dolore con il piacere. Quel ragazzo è fortunato, non lo curate finché non guariscono le ustioni. Cosa infetta il fascicolo mediale prosencefalico? Neuropatia infiammatoria, neuropatia vasculitiche. O anche una leucodistrofia metacromatica. Tutte cose molto gravi. Non c'è modo di fare esami nelle sue condizioni. Può essere un'infezione. L'ho detto io circa 8 secondi fa. Hai parlato di infezioni cerebrali. Ma se fosse una vecchia infezione, un ascesso sottocutaneo? Il pus che ha nel braccio non causa problemi al prosencefalo. Prende 20 farmaci per tenere a bada il dolore per il cuore e non urina molto. Il suo cervello è come una teiera col filtro intasato. Ehi, le faccio io le metafore. Il cervello è stressato. Un'infezione altrove può portarlo al collasso. Aspettiamo che le ustioni guariscano per vedere se hai ragione. Se ti sbagli, Adam non avrà tanto tempo. Dominique Larry. Un altro medico morto? Sì, ed era il chirurgo capo di Napoleone. Ha pulito tante ferite di guerra. Già, amputando gambe. Le puliva coi vermi.